Grazie Presidente, Sottosegretario, anche oggi ci pieghiamo al stanco rituale di discutere in discussione generale un provvedimento che è di per sé già stato superato, perché non possiamo sottacere che il Governo nel frattempo ha emanato il decreto Natale, poi quello di Capodanno, poi quello dell'Epifania. E tutto questo mentre l'Italia risulta ancora fra i 5 paesi del mondo che hanno registrato il numero più alto di nuovi contagi Covid. Fra il 3 e il 9 di gennaio abbiamo superato la soglia del milione, proprio quanto registrato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E allora però alcune riflessioni le dobbiamo fare. Dobbiamo chiederci, soprattutto il Governo dovrebbe farlo, se quanto è stato posto in essere sino a questo momento sia stata la scelta giusta per il nostro Paese. La risposta che dà Fratelli d'Italia a questa domanda mi pare abbastanza chiara ed evidente. Noi diciamo da circa 2 anni quello che oggi in tanti iniziano a scoprire. E sono contenta che la collega del Partito Democratico che è intervenuta prima abbia fatto riferimento a tutta una serie di indicazioni che noi di Fratelli d'Italia abbiamo chiesto fossero attuate sin dalle primissime battute di questa pandemia ormai 2 anni fa. E mutuo da lei il riferimento agli animali che ha fatto più volte, e mettendo però in evidenza che in questo momento quegli animali sono in letargo, come evidentemente lo è il PD su alcune decisioni. Perché vede, sottosegretario, signor Presidente, quando mi si dice che la scelta dell'obbligo vaccinale dipende da una mediazione politica ed è frutto di una mediazione politica, obiettivamente provo un po' di desolazione in quelle che sono le scelte politiche. E lo dico perché noi sappiamo chiaramente che questo provvedimento, lo leggiamo dalla relazione illustrativa, mira a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid, incentivando la campagna vaccinale. Eppure però lo facciamo quando, dati alla mano, noi sappiamo che l'obbligo che è stato inserito e del quale parla il Governo, cioè l'obbligo vaccinale sugli ultra cinquantenni, di fatto non ha prodotto alcun risultato. E questo lo diciamo anche perché siamo obiettivamente stanchi che l'ordinamento giuridico italiano sia trattato come un sistema a premi, come un gioco a premi. Se fai quello che dice Speranza sei premiato, se fai un'altra cosa, una cosa contraria, invece sei punito. Noi avremmo preferito convincere gli italiani e non costringerli, ma soprattutto avremmo voluto che finalmente ci fosse una indicazione chiara del dove questo governo voleva portare l'Italia in tema di prevenzione, in tema di raffreddamento della circolazione del virus e in tema di cure. E mi pare che in ognuno di questi punti, adesso lo vedremo, l'attività del governo, le scelte del governo siano stati assolutamente fallaci e manchevoli. Io personalmente ho ancora difficoltà a capire come mai un ministro, parlo del ministro Speranza ovviamente, dopo i fatti tragici della mamma di Sassari, dopo la sentenza del TAR che ha fatto a pezzi il protocollo sulla tachipirina e la vigile attesa, dopo che lo stesso Istituto Superiore della Sanità ammette che le cifre che sono state date in conferenza stampa erano delle cifre farlocche, ancora non abbia l'umiltà e la decenza di dimettersi. E questo lo dico proprio per l'estremo rispetto che ho nelle istituzioni e nel ruolo istituzionale. Ma quando ci si rende conto che non si ha più il bandolo della matassa e che la matassa invece comincia ad aggrovigliarsi su se stessa, bisogna avere il coraggio di ammettere i propri limiti, di ammettere i propri errori, di cambiare rotta o di lasciare quando non si è capaci di farlo. E invece questo governo continua e insiste
in decisioni che portano gli italiani a andare in giro con un bignami all'interno del quale devono essere racchiuse tutte le norme, tutte le prescrizioni. Per cui noi dobbiamo fornire agli italiani un piccolo libretto nel quale troveremo alla B l'indicazione di bar e capiremo se si può o meno entrare con un tampone, con un green pass o col super green pass. Alla D di didattica andremo a cercare se con 2 o 3 o 4 casi di contagi nelle classi sarà possibile andare oppure bisognerà fare riferimento alla DAD e così via. Così via, perché in realtà tutte le scelte che questo governo avrebbe dovuto fare per mettere in protezione gli italiani non le ha prese. Ed è forse questo il motivo per il quale oggi, nonostante la campagna vaccinale, noi sulle terze dosi siamo tornati al passato, siamo tornati alla 17ª posizione fra i paesi europei per incidenza della terza dose. Un po', insomma, come tornare ai tempi di Arcuri, solo che lo facciamo oggi con un'altra guida. E allora è evidente che il modello Italia non c'è, non c'è mai stato, non è mai esistito. E se è esistito, evidentemente è stato un fallimento. E allora però dobbiamo avere il coraggio di cambiare rotta. Dobbiamo avere il coraggio di dire che far rientrare gli alunni a scuola con delle regole assurde per le quali si fa una distinzione fra 2 o 3 o 4 contagiati e poi si fa un'ulteriore distinzione per cui le classi oggi si trovano, e parlo di fatti che conosco bene perché succede nella classe di uno dei miei figli, si trovano con 4 bambini contagiati e metà classe in DAD perché era presente quando c'erano quei bambini e i bambini che invece erano assenti quando quei bambini risultavano contagiati in classe possono rientrare. È un'assurdità. Forse ci saremmo dovuti preoccupare di avviare la campagna di areazione e di controllo della ventilazione all'interno delle classi. Forse vi sareste dovuti preoccupare per esempio dei trasporti, sul quale ancora questo governo tace. Un silenzio imbarazzante su tutto quello che poteva essere fatto e invece non è stato fatto, e si è cercato di coprire come fosse la coperta di Linus gli errori con ulteriori scelte, errori aggiunti ad errori. Allora, bisogna avere la forza di fermarsi ogni tanto e riflettere sulle proprie azioni, perché quello che l'Italia sta vivendo oggi è un lockdown di fatto. Se avete avuto la possibilità di andare in giro per Roma, io in questi ultimi 2 giorni l'ho fatto, troverete una città tornata fantasma. È come se ci fosse un nuovo lockdown. E questo dipende dalla preoccupazione che il governo ha dato anche a livello comunicativo a tutti gli italiani. Questo, vede, non è soltanto un danno personale ai cittadini, questo è un danno a tutta l'Italia intesa come unità economica. Noi stiamo creando, o meglio, voi state creando dei danni economici che diventeranno irreparabili. E questi danni che voi procurate oggi non riuscirà neanche il miglior politico del mondo a risolvere nel futuro, perché state buttando l'Italia in un baratro. E tutto questo in un momento in cui sappiamo inizierà un periodo inflattivo fortissimo. Già oggi, mentre parliamo, già in questi minuti, il potere di acquisto del valore nominale che ha uno stipendio medio base di un italiano vale il 5% in meno. E questo è un danno fortissimo. Già oggi sappiamo che avremo costi che partono dalle materie prime, che partono dall'aumento dell'energia, che non possono essere colmati se non con una politica lungimirante, chiara, che abbia però una prospettiva. Voi navigate a vista, navigate senza prospettiva, navigate senza obiettivi, ed è per questo che poi ogni giorno ritroviamo dichiarazioni diverse.
Ogni giorno si cambia opinione, ogni giorno si cambia idea. La quarantena prima durava un tot di giorni, poi forse è meglio diminuire, poi servono i tamponi, poi i tamponi non servono più, poi dobbiamo cercare di verificare quali e quanti sono gli asintomatici, poi ci si rende conto che questo non può essere fatto e si torna indietro. Questo si chiama caos. E noi invece abbiamo bisogno di chiarezza, di certezze, di regole. Ma evidentemente questo governo non è abituato a parlare ai cittadini con chiarezza e con onestà intellettuale. Però noi continuiamo invece a farlo. Noi non abbiamo mai smesso, anche quando ci davano dei Novax, di dire che quelle del Green Pass erano dei palliativi che non sarebbero serviti a bloccare la circolazione del virus. Purtroppo, dico purtroppo, la storia ci ha dato ragione. E questo ovviamente influisce su tantissimi aspetti della vita quotidiana. E fra questi fatemene citare uno, sottosegretario. Vede, in questi 2 anni di pandemia, di Covid, abbiamo smesso di parlare di tutte le altre malattie. Gli ospedali italiani hanno smesso di fare prevenzione. E quando si smette di fare la prevenzione, si rischia di ritrovarsi con molti più ammalati dopo di quelli che avevamo immaginato. In Italia è diventato impossibile operarsi per tumore, perché non ci sono terapie intensive per il post-operatorio e gli interventi vengono rimandati sine die. Questa fa parte della vita degli italiani. Non esiste solo il Covid, esistono altre malattie. Quelle malattie non possono essere trascurate. Abbiamo il grido d'allarme da parte dell'Associazione degli Oncologi, ma non solo. Tutte le altre patologie sono state dimenticate e noi non possiamo permettercelo. Non possiamo permetterci che il sistema sanitario venga ingessato. Quello che è successo a Sassari, indipendentemente da quello che verrà poi accertato dalla magistratura, è emblematico, tragico e devastante. Devastante. Noi ci stiamo preoccupando di fare una campagna di vaccinazione contro il Covid per i bambini dai 5 ai 9 anni e non mettiamo in sicurezza e tuteliamo una mamma che aveva la necessità imminente, l'emergenza di entrare in un pronto soccorso. Questo dà un po' la cifra del fatto che probabilmente il Covid non ci sta portando ad essere più umani, ma anzi ci allontana dall'umanità, ci allontana dal senso pratico delle cose. E allora, proprio perché serve praticità, noi non possiamo dimenticare che gli interventi ordinari negli ospedali, in tutte le regioni di media, sono diminuiti dal 50 all'80%. E in tutto questo scopriamo, attraverso il TAR, che uno dei motivi per i quali sono stati sostanzialmente intasati le terapie intensive ed è stato intasato il sistema sanitario nazionale è proprio una delle decisioni che è stata presa dal ministro Speranza. Parlo ovviamente della vigile attesa, della tachipirina e della vigile attesa, perché in questo modo si sono bloccati di fatto le cure domiciliari precoci, paralizzando la sanità territoriale e portando al collasso il sistema ospedaliero, con le drammatiche conseguenze che migliaia di famiglie conoscono purtroppo oggi molto bene. Ecco, questi sono errori che non ci si può permettere di fare, questi sono errori che non possono essere perdonati. E allora, vede, sottosegretario, vede, presidente, posto che probabilmente sarebbe bastato un solo decreto e non una decina di decreti uno dietro l'altro per parlare di obbligo vaccinale e per parlare di nuove regole ancora sconosciute non a noi dell'opposizione, ma, e questo ancora più grave,
alla maggioranza e al governo. Probabilmente con un solo unico provvedimento ci saremmo risparmiati questo ridicolo via vai di atti imposti dall'alto e assolutamente immodificabili, con un Parlamento relegato a un ruolo di passacarte davvero mortificante, perché quello che il governo in questi mesi sta facendo ormai credo sia assolutamente evidente a tutti. C'è un obbligo vaccinale mascherato per l'esistenza del Green Pass, c'è un obbligo vaccinale over 50 che non ha dato praticamente effetti se non quello di discriminare nel mondo del lavoro, ma soprattutto c'è tanta troppa confusione. Io credo che il fallimento della politica di governo sia sotto gli occhi di tutti, non solo nei numeri, non solo nella narrazione che è stata fatta e della quale nessuno del governo ha mai chiesto scusa, e mi riferisco al fatto che tempo fa fu detto che chi aveva il Green Pass entrava in un altro luogo dove c'erano altre persone in possesso del Green Pass, convinti, consapevoli e sereni che non avrebbero potuto prendere il virus. Ecco, di queste dichiarazioni che hanno ingenerato confusione nei cittadini, nessuno mai si è assunto la responsabilità e nessuno mai ha chiesto scusa. E la stessa mancanza di assunzione di responsabilità noi la ritroviamo all'origine, perché vede, sottosegretario, non c'era bisogno di inserire l'obbligo vaccinale. Sarebbe bastato dall'inizio, da 2 anni a questa parte, dire ai cittadini italiani che nel momento in cui ci si vaccinava non era necessario sottoscrivere il documento del consenso informato, perché lo Stato, il governo, si sarebbe assunto la responsabilità degli effetti negativi di una vaccinazione. Una vaccinazione che lei capisce non può essere fatta ogni 3 mesi. La vaccinazione si fa una volta, 2 volte all'anno. Tempo fa una collega del PD mi chiedeva: ma lei i suoi figli non li ha fatti vaccinare alla nascita? Perché adesso non vuole farli vaccinare contro il Covid? Sottosegretario, sì, io i miei figli li ho fatti vaccinare, li ho fatti tutte le vaccinazioni obbligatorie, ma quello è una dose di vaccino per tutta la vita. Noi facciamo vaccini ogni 3 mesi. Ora non possiamo far finta che questo non sia un problema. Dobbiamo prenderne atto, discuterne, approfondire. Perché se si fa ogni 3 mesi non è più un vaccino, al massimo può essere considerato una medicina. E allora cerchiamo di essere chiari, di essere seri, di essere responsabili su questioni che hanno a che fare con la salute degli italiani, ma ancora di più sui loro diritti costituzionali. State creando cittadini di serie A e di serie B. E che questo rischio ci fosse, noi lo abbiamo detto dall'inizio, non ci siamo mai nascosti. Noi non volevamo che i principi di libertà, di democrazia, di scelta personale su se stessi venisse in qualche modo indirizzata dal governo, perché quando si arriva a quel punto, quando si arrivano a dare dati non veritieri in una conferenza stampa, si è più vicini alla Cina che non al sistema democratico italiano. E noi invece lì non ci vogliamo arrivare, non ci arriveremo mai, e faremo in modo che non ci arrivi l'Italia, perché noi siamo esseri pensanti, purtroppo, per gli altri. E quindi quando la collega del PD parla della marmotta, direi che è proprio l'esempio più adatto, l'esempio calzante, perché la marmotta in questo periodo dell'anno è in letargo, come evidentemente lo sono la capacità intellettiva di alcuni colleghi che insistono nel dire che questa è l'unica strada. Non lo è, non è l'unica strada. Noi le altre possibilità, le altre vie, le abbiamo indicate, e quando lo abbiamo fatto abbiamo sempre trovato una porta chiusa. Assumersi la responsabilità nei confronti di chi si fa il vaccino non facendogli firmare il consenso informato e dicendogli: se hai dei problemi il governo c'è,
è una grandissima assunzione di responsabilità, è una grandissima forza comunicativa nel chiedere, nel rassicurare che tutti effettivamente poi vadano a fare la vaccinazione. E allora vede Presidente, io immagino che tra un po' si inizierà a parlare di quarta dose, benché ovviamente la curva del contagio in questo momento inizia a scendere, come è normale che sia, perché i dati statistici hanno comunque dei riferimenti matematici, a quelli non si può sfuggire. La curva inizierà a scendere, andremo incontro alla primavera, all'estate, sappiamo che in quei periodi la circolazione del virus è differente. Ma tutto questo non deve servire per evitare ancora una volta, come è già stato fatto, che si affrontino i problemi reali. Se noi continuiamo a parlare, e prendo l'esempio delle scuole perché mi creda è veramente un problema per le famiglie italiane, per le mamme italiane, ma se noi continuiamo a parlare di distinzione fra i due e i tre giorni, fra i contagi di bambini vaccinati con quelli non vaccinati e tutto quello che ne consegue, noi creiamo innanzitutto una disparità sociale che i bambini dai 5 anni in su non dovrebbero mai vivere nella loro vita, perché quello che loro imparano oggi è quello che loro faranno da uomini domani. Noi dobbiamo sapere che i nostri figli crescono nella consapevolezza che le loro scelte sono scelte personali, autonome, che hanno delle conseguenze, ma le dobbiamo poter spiegare. Qui nessuno spiega più niente a nessuno. Tutti si sentono nella posizione arrogante di diritto di poter decidere per milioni di italiani senza dover dare una spiegazione, e questo non è accettabile. Vede, Presidente, e mi avvio veramente alla conclusione. Questo governo è stato talmente tanto concentrato a inseguire chi ha deciso di non vaccinarsi, a tracciare ogni singolo cittadino, anche quelli asintomatici, che vi siete dimenticati di tutti gli altri. E soprattutto vi siete dimenticati dei diritti, dei principi, della Costituzione, del senso vero e profondo di cosa voglia dire essere liberali in una democrazia. E questo noi non lo possiamo dimenticare, non lo possiamo sottacere. Noi crediamo che sia importante continuare a raccontare quello che è il nostro punto di vista, diverso per fortuna dal vostro, e continueremo a farlo con consapevolezza, serietà e soprattutto libertà. Ma tutto questo deve trovare un confronto. Deve trovare una base di dialogo, perché attraverso il confronto e il dialogo fra maggioranza e opposizione probabilmente si può raggiungere maggiore chiarezza per tutti i cittadini italiani. Martin Luther King diceva: può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventereste se non fate nulla per cambiarla. Ecco. Noi sicuramente non saremo responsabili di questo mancato cambiamento, perché noi le nostre proposte ve le diamo e siamo sempre pronti a discuterne. Voi probabilmente, continuando a perseverare nell'errore, qualche responsabilità l'avrete. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Grazie. Grazie.